Per la rubrica Dillo al TG7 oggi siamo venuti in località Portella perché c'è un problema importante che riguarda questo palo della luce pericolante, però chiediamo qual è il problema ad una residente del posto, anche una ex collega di Canale 7, Paola Matruglio. Che cosa succede, Paola? Allora, buongiorno a tutti, sono Paola e sono portavoce di un nutrito gruppo di residenti e non della zona Portella, che è una delle zone più belle della cittadina di Fondi, per parlare di questo problema, di questo palo. Circa 2 anni fa, per un incidente di peso da un'autovettura, questo palo si è inclinato in una maniera veramente pericolante, quindi rappresenta veramente un pericolo per l'incolumità dei passanti. Abbiamo per questa causa raccolto più di 150 firme che prossimamente presenteremo in Consiglio Comunale e sollecitiamo le autorità affinché si facciano carico e comunque ripristinino la situazione di questo palo dell'illuminazione. Voi infatti, Paola, presenterete insomma una petizione al sindaco Salvatore De Meo della città di Fondi e poi mi spiegavi che uno dei problemi è non la zona qui che hanno transennato, ma più che altro lo snodo qui. Che lo abbiano transennata non serve a nulla, perché il problema è di peso dalla cupola superiore, che sappiamo tutti per la forza di gravità il peso dall'alto va verso il basso, quindi se vediamo la parte superiore si vede, è lampante, è palese che comunque questa inclinatura può portare delle conseguenze veramente, ma veramente disastrose. E perché aspettare che succeda qualcosa e non intervenire subito per risolvere il problema?